Ciao a tutti, sono William Bisacchi di blogginfissi.it. Oggi non parleremo di bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, ma parleremo del tema di muffa e condensa che avete votato in numerosi nel sondaggio dei 2 articoli precedenti. Allora, cosa succede quando si sostituiscono gli infissi? Purtroppo delle volte avvengono dei fenomeni di condensa e di muffa che prima non erano presenti e questi avvengono per delle ragioni. Non sono gli infissi che producono questi fenomeni, ma ne sono una concausa, diciamo che creano un ambiente favorevole. Partiamo dal primo concetto. Il primo concetto, se io voglio isolare una casa e quando sostituisco gli infissi, credo che proprio voglio andare a isolare la casa, è uno dei motivi principali della sostituzione, devo fare una casa a tenuta ermetica, deve essere completamente sigillata. Ma perché deve essere sigillata? Deve essere sigillata perché se io anche faccio una casa con un cappotto da 20 cm, tripla lastra di vetro, quindi il massimo di isolamento, e lascio la finestra aperta con uno spiffero appena appena, dentro la casa sarà freddo e il contatore girerà fortissimo, quindi non avrò risolto un bel tubo. Quindi il primo concetto, casa ermetica, quindi questo è un dato assodato. Secondo concetto è che l'umidità che io creo all'interno della casa, della mia abitazione, con le normali attività domestiche, che sono lavare, stirare, dare lo straccio, respirare, dormire, tutte queste attività qua, non potrà più uscire perché la casa è sigillata. Non uscendo, questa umidità si somma. Ve lo faccio vedere in un pratico esempio. Praticamente l'aria è un contenitore. Io ora qui ho preso 2 contenitori, uno un po' più grande e uno un po' più piccolo. Essendo un contenitore relativo, quindi che cambia in funzione della temperatura, più la temperatura si alza, più l'aria è in grado di contenere umidità. Quando io sono di fuori, che c'è la nebbia, che è freddo, eccetera, se questo è il mio contenitore, dentro ci stanno veramente poche cose, poca umidità nel nostro caso. Cosa succede se la metto dentro un contenitore più grande? Ho dello spazio. In realtà non è così pieno come pensavamo. Cosa succede quando passa un giorno? Una famiglia media di 3-4 persone produce dai 10 ai 15 kg di umidità al giorno. Cosa succede se non apro le finestre e se le finestre sono buone, quindi sigillano? Secondo giorno sono messo magari così, oppure così, e ancora non apro. Cosa succede quando diventa il terzo o quarto giorno? Guarda cosa succede. Succede che il mio contenitore non è più in grado di contenere tutta questa umidità. Quindi l'umidità che è all'interno dell'aria si trasforma in acqua, quindi in condensa, e se il fenomeno persiste anche in muffa. Detto in soldoni, se cambi le tue finestre, le finestre sono buone e non le apri, quindi non cambi il tuo modo di vivere la casa, muffa e condensa 100%, muffa dipende anche da altri fattori, condensa 100% garantita. Se non la trovi, vai alla ricerca di un buco perché in qualche punto della casa un buco lo devi avere, cioè la fisica non mente. E mi perdonino i fisici perché ho semplificato dei concetti molto molto più complessi e che andrebbero descritti anche usando altri termini e altri tipi di valutazioni, però per semplificare il discorso e rendere l'idea, questo che concetto anche del bicchiere lo rendeva veramente facile. Perché spesso non si viene avvisato di questi possibili disagi prima di sostituire gli infissi? Beh, prima di tutto, se hai a che fare con dei miei colleghi professionisti e competenti, sono sicuro che fanno la stessa cosa che faccio io. Quindi ti dicono tutte le problematiche che potrai andare incontro, alle quali potrai andare incontro e come risolverle, in modo che tu possa decidere in autonomia e fare una scelta consapevole. Potresti anche dire: no, io non ho tempo di stare a casa, non voglio aprire mai, mi piace stare così, non cambio gli infissi. Posso non essere d'accordo, ma posso rispettare la tua scelta. L'importante è che lo devi sapere prima. Oppure, ci sono delle persone che possono non sapere queste cose e non te le dicono, o peggio ancora, che le sanno ma non te le dicono perché hanno interesse di vendere le finestre. Ecco, in nessuno di questi 2 casi io mi ci vorrei trovare, quindi ti consiglio di lasciare perdere, rivolgiti ai professionisti, al limite non fare finestre, ma falle da chi ti dà tutte le informazioni giuste per poter prendere la decisione. E se hai già fatto le finestre e la casa piena di muffa e condensa, dietro gli armadi, negli angoli, da tutte le parti, come devi fare? Non hai tante alternative. Principalmente sono 2 le cose che puoi fare. La prima
a reagire in modo migliore. Che cosa vuole dire? Vuol dire quando si sveglia la mattina si apre la finestra, almeno 2-3 minuti spalancata, in modo da cambiare l'aria velocemente in tutta la casa senza agghiacciare le pareti. Questa operazione la ripeti più volte al giorno a seconto di quanto umidità produci e quanto è grave il tuo problema. Non lasciare mai la finestra spalancata delle mezz'ore perché è ancora peggio, eh? 2-3 minuti più volte al giorno. Oppure puoi fare, ad esempio, quando fai la doccia, il vapore che è all'interno della stanza, apri la finestra, ma la porta chiusa, altrimenti quel vapore va in giro per la casa. Non stendere i panni all'interno della casa. Sono tante le cose che puoi fare. Gli armadi li tieni un pochettino staccati alle pareti, in modo che possa girare l'aria. Oppure, seconda possibilità, più facile ma più costosa, ventilazione meccanica controllata, VMC. Sono dei macchinari che cambiano l'aria, quella interna con quella esterna. Quindi fanno lo stesso lavoro che fai te quando apri le finestre, però lo fanno in maniera controllata, lo fanno continuamente 24 ore al giorno e trattengono il calore che tu hai pagato e aggiungo anche profumatamente. Non sprechi l'energia. Quando apri la finestra ti entra dentro aria a 0 gradi, se fuori ci sono 0 gradi, mentre la ventilazione meccanica controllata, se è molto efficiente, ad esempio il 90%, ti potrebbe entrare aria a 18 gradi. Spero che l'articolo ti abbia reso questa materia un po' complicata più semplice. Se hai dei dubbi, contattami al forum che trovi qui sotto e ci vediamo al prossimo video. Grazie di averlo guardato e se lo trovi interessante, condividilo con tutti i tuoi amici in modo che ci possa essere più informazione e meno errori. Ciao a tutti!